Certamente il secondo mandato del presidente D'Agostino, durante il quale avrà certamente molto altro da fare nel prosieguo delle sue attività, tra cui, questo lo ritengo veramente un must, il riconoscimento effettivo ed applicativo dello status e delle prerogative previste per il Porto Franco Internazionale di Trieste. D'Agostino si è già ben mosso in questo indirizzo, ma c'è da completare l'opera. Lo Stato Italia deve scrivere alla Comunità Europea, rimuovendo la comunicazione erroneamente inviata tempo addietro, con la quale è stato dichiarato che il porto di Trieste è una zona franca comunitaria ed invece è e si deve affermare che è porto franco internazionale, come stabilito e vigente per l'allegato ottavo. A mettere sul tappeto il tema del Porto Franco e dell'allegato ottavo e di conseguenza della possibilità di fare trasformazione industriale in punto franco con i vantaggi del caso è stato niente meno che il capitano Fabrizio Zerbini, numero uno di TMT, la società che gestisce il Molo Settimo. Obiettivo in cima alla lista per il probabile secondo mandato del presidente D'Agostino, come è stato sottolineato nel corso dell'interessante videoconferenza organizzata da Roberto Cosolini, consigliere regionale del PD e già sindaco di Trieste, anche se nella stanza dei bottoni, chi deve spingere per l'intesa è il ministro allo sviluppo economico, il triestino Stefano Ciò che Patuanelli. sto provando a fare è ormai noto in Consiglio dei Ministri, perché anche l'altra sera, quando abbiamo approvato il testo relativo all'operazione societaria di PLT e ALA, che è a soggetto a Golden Power, viste le disposizioni vigenti, aveva quindi bisogno, dopo la notifica di un provvedimento in Consiglio dei Ministri, si è parlato per qualche minuto di questa questione e il Presidente ha detto: ah sì, poi c'è il tema del punto franco internazionale che Stefano ci dice sempre che dobbiamo fare, lo faremo. Quindi c'è un dibattito molto acceso su questo. Io sono convinto che si arriverà abbastanza rapidamente alla soluzione definitiva del tema.